Il libro nasce dalla domanda perché no? Perché no la separazione delle carriere? Era una domanda che mi facevo ogni qualvolta mi trovavo a confrontarmi con soprattutto i miei colleghi magistrati che erano e sono ancora assolutamente contrari. Le risposte che mi venivano date non mi convincevano appieno, così ho iniziato ad approfondire la vicenda ed effettivamente mi sono reso conto che non c'erano delle ragioni effettivamente così forti da essere assolutamente contrari, nel senso che le preoccupazioni della magistratura sono fondate, però secondo me almeno un modo per realizzare la separazione delle carriere e realizzarla in maniera da soddisfare le esigenze che la NM e la magistratura sollevano c'è. E quindi è venuto fuori questo libro che parla non soltanto di separazione delle carriere per l'appunto, ma anche di tutte le questioni connesse riferite alla riforma della giustizia di cui si sta discutendo in questi giorni. Una riforma che non interessa soltanto gli addetti ai lavori, ma anche i singoli cittadini, perché la tutela dei diritti e soprattutto la tutela dei diritti che passa attraverso le procure della Repubblica interessa tutti noi e se la riforma fosse realizzata male, a rimetterci sarebbero le persone che avrebbero una tutela giurisdizionale minore, depotenziata rispetto a quella attuale.